Ciao a tutti, oggi prepareremo la carne alla pizzaiola. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono fettine di carne tenera, salsa di pomodoro, olio, pepe, sale, origano e aglio. Diamo il via alla ricetta. Andiamo a posizionare la carne all'interno del barome e del vassoio del baroma e la condiremo con olio, sale e origano. Iniziamo mettendo nel boccale l'olio. E l'aglio. Andiamo a insaporire per 3 minuti. Gradi, velocità 2. Adesso andiamo a mettere la salsa di pomodoro. Il sale. Il pepe. E l'origano. Dopodiché andiamo a chiudere con il coperchio senza il misurino. Andiamo a prendere il nostro varoma nel quale avremo posizionato la carne sia nel vassoio che all'interno, che abbiamo precedentemente salato, condito con olio e origano. Andiamo a posizionarla. Chiudiamo il varoma. Andiamo a cuocere per 10 minuti a 1, velocità 1. Adesso andremo a girare la carne per farla cuocere dall'altro lato. Dopo aver girato la carne, adesso andremo a riposizionarla e proseguiremo la cottura per altri 10 minuti. Temperatura varoma. 1. La nostra carne è pronta. Andiamola a trasferire in una pilofila e ricopriamola con il sugo. La nostra carne alla pizzaiola è pronta. Andiamo a impiattare. Carne alla pizzaiola. Grazie e alla prossima ricetta.